Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal parco di Croce Palaniti, Bovetto. Sono in compagnia del giornalista Luigi Palamara. Sei sicuro che siamo in compagnia? Sì, stiamo seguendo questa partita di seconda categoria tra il San Giorgio e il Ravagnese. Ricordiamo, il San Giorgio è primo in classifica, il Ravagnese è quinto. Il primo tempo è finito 3-0 per il San Giorgio, un'espulsione per il Ravagnese, quindi un Ravagnese in inferiorità numerica, quindi dovrà affrontare questo secondo tempo sicuramente con un handicap che gli potrà costare ancora qualche golletto, a meno che il San Giorgio non tiri il freno a mano e comunque faccia una partita di contenimento, rischia il Ravagnese di subire una goleada. Comunque, quello che abbiamo visto in questo primo tempo, sicuramente un San Giorgio che merita il posto che ha, cioè quello di capolista in questo girone di seconda categoria, un Ravagnese che tutto sommato è una buona squadra, ha un bel centravanti, sicuramente due squadre con valori diversi, un San Giorgio nettamente superiore. Sta per iniziare il secondo tempo. L'arbitro controlla che tutto sia in ordine. Non è l'università del calcio, voglio dire, non è Oxford, Cambridge, Harvard e la Sorbona di Parigi del calcio, però... Sì, però è piacevole passare... Ecco, ricordiamo anche la valenza sociale del calcio a questi livelli. Sicuramente non vediamo le giocate di Serie A e Serie B, però sicuramente un bel pomeriggio di sport, tanti ragazzi, qualcuno promettente... insomma, cerchiamo di dare spazio anche a questi sport di categorie inferiori, dove comunque ci si può anche divertire. Non si vede tutti gli anni e tutti i giorni che si dia spazio con le telecronache. Sì, ma noi è già da 8 anni, siamo stati un po' i precursori del calcio dilettantistico, questo è un merito che ci prendiamo. E adesso tanti altri si sono avvicinati al calcio dilettantistico, per fortuna, quindi tante testate online lo seguono, qualche televisione addirittura segue il calcio con qualche categoria in più, qualche categoria superiore, eccellenza, Lega Pro, però noi ci siamo sempre, diciamo da sempre, appassionati al calcio dilettantistico e mi sento di dire che abbiamo puntato bene 8-9 anni fa. Ecco, intanto ha resistito alla carica Ioculano, poi è stato spinto lateralmente, l'arbitro ha segnato una punizione. Giallorossi in avanti. Vediamo, spreca tutto però. Può partire il contropiede ospite, non si chiude il triangolo, verrà posto, l'ho ben appostato sulla linea mediana. No, ha sbagliato il set clamorosamente, perché nel calcio le cose più semplici vanno fatte. Aveva il compagno a fianco, doveva darla prima, dare la possibilità al compagno che lo affiancava nella corsa sulla fascia per poter fare il cross. Invece ha cercato la giocata più difficile e ha sbagliato. Bravo compare! Il set sta per Speziale. Sì, comunque era una buona partita la sua, al di là di questo errore. Ancora Speziale con questa apertura per Sartiano. Finta e doppia finta. C'è un cross sotto porta. Intervento arbitrale che sanziona l'intervento falloso. Con questa punizione in possesso di palla Lombardo. Intanto guarda Ioculano circondato da 4 avversari in avanti,
È una gabbia preparata accuratamente dal trainer Francesco Api. Sì, mi viene da dire con Api si vola, scusate la battuta. No, però sì, sicuramente già il giocatore in meno, poi anche l'impostazione, la disposizione in campo delle squadre non agevola sicuramente il Ravagnese. Guarda il nostro! Cerca di inserirsi galoppa velocissimo, palla al piede, centro mediano, bella giocata. Si vedono anche sprazzi di bel gioco, voglio dire, sul piano tecnico. Sì, sì, assolutamente, però ripeto, il Ravagnese sta cercando di fare il gol della bandiera, però il San Giorgio sempre ordinato, si sta preparando, c'è aria di quarto gol. Quattro e 26 nel secondo tempo, 0-3. Ravagnese che cerca di organizzare la fonte del proprio gioco nel tentativo di riaprire il match con un golletto piccolo così. Ma più che riaprire è un tentativo di fare il gol della bandiera. Però il San Giorgio spinge, vuole chiudere definitivamente la partita. In possesso di palla Speziale con questo cross felpato, facile preda della difesa giallorossa. Ioculano, Speziale, ancora Speziale che è un po' il faro di centrocampo insieme a Sartiano. Sì, sì, fallo non rilevato ai danni del Cobra. No, forse non c'era, si sono spinti tutti e due, quindi ha lasciato correre, ha fatto bene l'arbitro. Arbitro, ricordiamolo, Natale Guarnaccia di Reggio Calabria, non ha sbagliato niente fino a questo momento, l'espulsione ci stava, il rigore pure. Sì, 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 una partita tranquilla e lineare. 5:40 nel secondo tempo, sempre 0-3. È andato in rete Sartiano. E si becca anche un cartellino giallo. Cartellino giallo perché ha calciato dopo il fischio. Due in fuorigioco, Rappocciolo e Sartiano, quindi giusta la decisione dell'arbitro. Non è una partita cattiva, ma i cartellini gialli stanno fioccando. Sì, ma per protesta più che altro, non per falli cattivi, non ce ne sono stati. Restituisce la palla Sartiano. Lombardo cerca di mettere in movimento Fasci. Questo invece è Falco Matà, omonimo e cugino del sindaco di Reggio Calabria. Sì, Giuseppe Falco Matà l'abbiamo visto giocare qualche anno fa con l'Azzaro, quindi abbiamo delle immagini in esclusiva che prima o poi vi riproporremo anche su Telemelito. Bene, intanto i minuti sono 7:29 nella ripresa, Ravagnese GB 0, San Giorgio 2012 3, tutti nel primo tempo. Al decimo Sartiano, al 17° Rappocciolo su calcio di rigore e al 26° Pezzimente il falso terzino. Sì, sì, in effetti gioca sulla fascia come un'ala destra pura, quindi si propone, recupera. Quindi anche a questi livelli, soprattutto a questi livelli, la tattica ha qualche valore.
Sì, no, si inizia a intravedere. È chiaro, la squadra che riesce a stare bene in campo, a disporsi bene in campo, poi fa la differenza. Per fare questo deve avere anche giocatori all'altezza. Il San Giorgio per questa categoria sicuramente ha un ottimo organico, una bella disposizione di squadra in campo. Ed ecco l'azione pericolosa fuori gioco, era in fuori gioco, ha lasciato correre giustamente l'arbitro, ma Rappoccio era in fuori gioco. Perché il passaggio è arrivato in ritardo. Sì, in ritardo doveva darla di prima, però non era facile. Fasci cerca di mettere in movimento con questo lancio verso Ioculano, solo davanti al portiere Ioculano, esce il portiere, in bocca alla concessione del calcio di rigore Ioculano. Sì, la ripartenza adesso del San Giorgio. Ecco Sartiano sulla fascia, sicuramente riuscirà, no, non è riuscito a recuperare, comunque ripartenza micidiale. È rimasto irremovibile l'arbitro sulle sue decisioni su questo calcio di rigore invocato da Ioculano. No, nessun calcio di rigore perché si sono spinti, Ioculano ha perso l'equilibrio, è uscito il portiere, secondo me non c'era il fallo. Potremo vederlo questa sera alla Moviola. C'è un lancio in avanti verso il solito mezzo destro Falco Matà, scambia con Fasci, cross sotto porta, c'è un colpo di testa da parte di un difensore, ammorbidisce Speziale, poi c'è un intervento arbitrale che decreta un calcio piazzato, c'è stato anche un cartellino giallo. È stato molto veloce l'arbitro, non abbiamo potuto seguire il giocatore sanzionato. Finisce a terra, per l'arbitro è tutto regolare. Si trattava dell'11 Minniti, ora c'è un altro Blanco. Mi sembra che i ritmi vertiginosi del primo tempo non ci siano più. No, non c'è più mordente, non c'è più. Il San Giorgio si limita a controllare. Ravagnesi in avanti, ma l'unica cosa che guadagna è un calcio d'angolo e vedremo come andrà a finire. I minuti sono 11:25 nella ripresa, 3-0 per il San Giorgio. Parte un cross e c'è un calcio piazzato decretato dall'arbitro. Numerosissime le punizioni a favore del Ravagnese, ma con identico uguale risultato. Sì, sempre 3-0 per il San Giorgio. Adesso un altro, ennesimo calcio di punizione dal limite. Vediamo se il Ravagnese riuscirà a capitalizzare questa opportunità. Sì, le uniche chance che ha sono dai calci piazzati, perché ci ha provato in tutti i modi, con tiri dalla distanza, calci d'angoli, punizione. Sì, il calcio piazzato è l'unica chance che può avere, vediamo. Niente, ribattuto. Io gioco, tu giochi e gli gioca, che tempo è? Tempo presente? Presente, divertente. No, tempo perso, signor maestro. :38 nella ripresa, 3-0 per il San Giorgio 2012. Fine del match. Fine ancora no, però sì, la partita è ormai è decisa. Si va avanti a piccoli passi. In mancanza dei cavalli trottano gli asini.
ancora Blancos in avanti, parte un cross verso Sartiano, va a vuoto un difensore, insegue Sartiano, scambia con il difensore di fascia Pannuti, sradica letteralmente il pallone dai piedi, parte un cross, questi è Ioculano sul settore di sinistra, sta per entrare in area, viene affrontato dal suo diretto. Grande intervento di Nocera, bella partita la sua, ha lottato su ogni pallone, ha sbagliato quasi nulla, e questo fermare Ioculano non era facile, lui l'ha fatto ottimamente e ha rilanciato l'azione, bravo Nocera. Con un tackle scivolato perfetto per tempismo e decisione. Sì, 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 una bella giocata. Mi sembra che la capolista abbia tirato il remo in barca e questo consente al Ravagnese di rendersi più pericoloso in contropiede. Sì, sì, hai detto bene. Il San Giorgio si limita a controllare la partita, anche se in avanti il Rappoccio ha voglia ancora di fare qualche gol. Sartiano è pericolosissimo, sappiamo se lo lasciano giocare non perdona, per cui questo è. È andato al tiro Rappocciolo, c'è un altro cross sotto porta, palla scaraventata in avanti alla meno peggio, non aggancia. Vai Ciccio, bravo Ciccio, bravo Ciccio, bravo. Può partire il contropiede locale, non è un'intesa come quella fra Don Camillo e Peppone, sfuma l'occasione. Sì, fa rima. No, l'intenzione era buona, il lancio un poco fuori misura, Falcomatà non ci ha creduto, quindi ha aspettato la... Siamo al quarto d'ora, questo è il momento delle sostituzioni. Sì, il San Giorgio adesso ha la partita in pugno, per cui farà tutte le sostituzioni, è entrato il numero 13, è uscito il numero 7. È uscito Speziale, è entrato Paturzo. Incredibile, lotta su ogni pallone, Sasso Rappocciolo vuole fare l'altro gol. Bello. Un tiro grosso che però è passato alto sopra la trasversale. Sì, confermo. Intanto i minuti sono 16 e 15 nel secondo tempo, sempre 3-0, mi sembra che il Tris stia reggendo bene. Saltano i nervi, perché ormai, voglio dire, saltano gli schemi e saltano i nervi. Sì, più che altro è la delusione. Ravagnese vuole... Il nuovo entrato da distanza siderale, distanza cosmica, ha tentato con un missile terra-aria dalla sua rampa semovente, ma sbaglia a mirare il bersaglio. Sì, un missile un po' così, alla via così, dove va. Sartiano, l'uomo che sta facendo la differenza, mi sembra, insieme al bomber Rappocciolo. Sì, Sartiano, Rappocciolo, Nocera. Si è liberato in bello stile intanto Ioculano, non si chiude il triangolo ma insiste ancora in avanti la formazione del Ravagnese. Finta e doppia finta. Ancora Falcomatà, Fasci, si trattava di Fasci, questo è Ioculano, perde palla, incespo sul pallone però poi riesce a recuperare, se ne va in slalom degno di Alberto Tomba. Sì, un'azione travolgente del numero 8 del San Giorgio, Cuzzola, veramente...
ha innestato il turbo sulla fascia. Sì, è partito dalla sua area e a momenti si chiude il triangolo, adesso sta recuperando. Gran bella azione di Cuzzola. I minuti 18 e 13 nella ripresa, il risultato Ravagnese 0, San Giorgio 2012 3. Ricordiamo la successione delle reti, passa in vantaggio la squadra ospite al decimo con Sartiano, raddoppia Rappozzolo sul calcio di rigore al 17esimo, terza rete porta la firma di Pezzimenti al 26esimo del primo tempo. Il Ravagnese non si è limitato a guardarsi la partita, ha tentato in tutti i modi possibili e immaginabili, sui calci piazzati, sul calcio d'angolo, con i tiri dalla media distanza, ma con scarsi risultati sul piano operativo. Intanto questo è il momento, dicevo, delle sostituzioni, c'è ora una nuova sostituzione nelle file. Sartiano aveva visto con la coda dell'occhio l'attaccante che riceve palla in questo momento, fermato elegantemente dal difensore che poi cerca di mettere in movimento Gnoculano. Rappocciolo, il nuovo entrato è Grillo, si tratta del numero 16. Guadagna una rimessa, anzi un calcio piazzato alla formazione di casa, sta perdendo per 3-0 e sente, avverte la necessità di andare in gol, un golletto piccolo così che non fa né morale né classifica, ma che serve soltanto eventualmente per segnare il gol della bandiera. Ma secondo me sente la necessità che finisca questa partita, perché rischiano di prendere qualche altro gol, per cui i giocatori sul 3-0 li vedo scoraggiati, per cui secondo me non vedono l'ora che finisca. Ma il San Giorgio non sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta? No, assolutamente no, ha fatto due sostituzioni, in campo gioca sempre ordinata, si difende bene, riparte, controlla la partita come è giusto che sia, avendo già un risultato acquisito. Ecco, il Ravagnese cerca di giochicchiare, ma non ha sbocchi. Ennesima ammonizione, questa volta doppia. Il Ravagnese è uscito l'8 Falcomatà, al suo posto il numero 16 Alati. Due sostituzioni per parte dunque, Paturzo e Grillo nel San Giorgio, Alati e Pirrello nel Ravagnese. Intanto c'era stata una doppia ammonizione e un'altra ancora, mi sembra che i cartellini gialli stiano fioccando come la neve a Courmayeur. Ha tirato il remo in barca decisamente il San Giorgio, si disinteressa ormai della partita e il Ravagnese sta tentando in qualche modo di tesaurizzare. Sì, no, il Ravagnese cerca di imbastire qualche azione, ma non è netta la superiorità del San Giorgio, per cui si andrà
a sfumare. La partita comunque si è giocata a centrocampo, hanno avuto la meglio i vari Nocera, Cuzzola, Sartiano, Minniti. Sì, 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 nettamente superiore agli avversari. Ecco il finto terzino Pezzimenti, che viene fermato in tecla scivolata dal nuovo entrato Paturzo. Ecco, Pezzimenti il primo tempo ha giocato sulla fascia destra e adesso invece è stato spostato sulla sinistra, quindi evidentemente un giocatore polivalente. 23 e 34 secondi, 3-0. Bene il San Giorgio che attacca ora per linee verticali, cross al centro, bellissima rovesciata che ha sfiorato la trasversale. E il Cobra ha tentato di colpire ancora una volta. Azione di alleggerimento, tutto regolare per l'arbitro che assegna una rimessa a favore dei giallorossi. Accorre un difensore, ha già recuperato il pallone, in possesso di palla Ioculano, che riesce comunque a conquistare una rimessa. In possesso di palla il centro mediano locale Gotta, mi sembra che questo Gotta sia in possesso dei requisiti tecnici di tutto riguardo. Sì, sì, condivido. Eccolo in possesso di palla Gotta e anche il capitano della formazione locale. E guadagna l'ennesimo calcio d'angolo, quindi per quanto riguarda le punizioni, i calci d'angolo, i tiri dalla distanza, insomma tutto sommato ha avuto numerose possibilità il Ravagnese per fare breccia nella porta di Ienuso. Sì, sono le uniche chance che gli lascia il San Giorgio. Ioculano, peccato che deve giocare lontano dalla porta avversaria, sarebbe stato interessante vederlo all'opera magari. Sono un po' deconcentrati, un po' demoralizzati, perché questa era una palla da mettere alle spalle di Ienuso. Ma non è facile. Palla che non arriva a Rappocciolo. Fa buona guardia, ha preso l'ascensore del Petronas, il laterale a sostegno, si tratta di Belluno. Priorità numerica 4 contro 2, Rappocciolo, ed eccolo qua il gol. No, il quasi gol direbbe. 4 contro 2, una ripartenza micidiale del San Giorgio. Sartiano ha avuto la palla del 4-2, non ci ha messo la cattiveria, forse perché siamo sul 3-0, quindi, però una grandissima occasione per il San Giorgio. Nando Martellini, un grande del passato. Voleva giocare ancora negli allievi il numero 11 del San Giorgio è un classe 98, un allievo che si sta distinguendo molto bene nelle file del San Giorgio, perché è sempre presente in tutte le partite con bellissime giocate e bellissime azioni. Era la voce del giornalista Paolo Siglar in sottofondo, che siede qui accanto a noi, del nostro amico, e segue la partita. Sì, segue la partita, è un appassionato, insomma, una bella risorsa per il calcio. Un autorevole commentatore. Ecco Minniti con la ripartenza. Eccoli già, ancora adesso 2 contro 2. Rappocciolo prende il pallone, cerca di controllarlo.
ci mette una pezza il Ravagnese in questo momento, e nell'aria il quarto gol del San Giorgio. Ecco il 2, Rappocciolo, Sartiano, calcia Grillo, ed ecco il numero 2 che svirgola clamorosamente. Doveva appoggiarla come ha fatto nel primo tempo, sarebbe stato più facile. Ha cercato il gol di Potenza e un po' ha svirgolato. Comunque, abbiamo detto primo finto terzino, ora finta ala. Finta ala sinistra, mentre al primo tempo ha giocato sulla fascia destra. Quindi un giocatore, l'ho detto anche prima, polivalente, eclettico. Finto terzino, ma tale è e tale rimane Paolo Siclari. Ma diciamo di sì che è un finto terzino, perché per me è più un'ala che un terzino, almeno per quanto si sta vedendo oggi in campo. Quello che continuo a ribadire è più un'ala che un terzino. Ha lasciato campo libero per un certo periodo, ora comunque mi sembra che la capolista abbia un ritorno di fiamma. Sì, la capovista in effetti si era un pochino seduta per forza, diciamo, ma in effetti vediamo subito che con gli avanti, specialmente il Cobra, il piccolo Minniti, diciamo, se anche così possiamo dire, e ne è entrato Grillo, hanno dato di nuovo una svolta di nuovo alla partita. Piccolo, ma non è certo pollicino. No, no, assolutamente non è un pollicino, perché si fa rispettare in campo nonostante la sua giovane età di 16 anni, neanche 17. Sicuramente ha la grinta di Teo Kojak. Beh, diciamo che può essere così, un'ottima grinta, una grinta da vero centrocampista. Adesso vediamo che c'era. In effetti l'arbitro ha fischiato il fallo sull'onnipresente numero 6 del San Giorgio, che è Borghetto, che anche lui sta svolgendo una buona partita, e ha sventolato il cartellino giallo, che come ha detto qua il nostro amico Domenico, oggi i cartellini gialli stanno fioccando come la neve. E quello che è stato ammonito è il numero 13 del Ravagnese, che si chiama Marino, che si è beccato anche lui quest'altro cartellino. Mi sembra che le sostituzioni siano state effettuate, almeno nel Ravagnese sono entrati Marino, Alate e Pirrello, mentre nel San Giorgio 2012 sono entrati Paturso e Grillo, quindi ha ancora una freccia nel suo arco. Ancora una freccia nell'arco mister Api, che si è ben distinto in questo campionato. Io vedo tutte le partite qua in casa del San Giorgio e per me meritano questa posizione dove si trovano. Ecco, a tuo parere qual è stato il segreto del successo di questa formazione, cioè dei Blancos del San Giorgio? Prima di tutto, secondo me, l'unione della società, la forza e anche i presidenti, che hanno dato una buona spinta a questi ragazzi, unendoli tutti assieme è diventata un'unica famiglia questa squadra del San Giorgio. I due presidenti che sono Bruno Caridi e Giuseppe Meduri. Sì, perfetto, Bruno presidente e copresidente, diciamo Meduri Caridi. Ecco, ci puoi fare una piccola scheda del trainer Francesco Api? Francesco Api ha un passato da calciatore non invidiabile, ha militato anche in Eccellenza. Ora vediamo che Rappocciolo, il Cobra, sfiora il quarto gol di testa. Bellissima la sua elevazione, però la gira troppo e la palla si spegne sul fondo. Stavamo dicendo, il trainer Ciccio Api è stato sempre un ragazzo con la testa sulle spalle. Si è ben distinto, e lui le prime due partite era partito male, non riusciva a capire il bandolo della matassa, ma una volta che è riuscito a risolverlo, poi da allora è stata soltanto un'evoluzione a salire e scalare la classifica, finché è arrivato al primo posto. Ha subito una dura marcatura oggi l'ottimo Ioculano, mi sembra un giocatore di serie superiore.
Sì, Iogulano senza dubbio è un giocatore che non dovrebbe militare in queste, categorie, sicuramente lui meriterebbe, non dico molto, ma almeno una promozione tranquillamente, poteva giocare ad occhi chiusi in una promozione, ma non si sa il perché o se è lui che non vuole, diciamo, abbandonare queste piccole categorie e rimanere qua nei dintorni. Centesima punizione per il Ravagnese. 101 punizione per il Ravagnese, però non stanno riuscendo a inquadrare la porta, non sappiamo il motivo qual è, o la bravura dei difensori, ma vediamo un attimino che adesso si sta sulla palla, vediamo che ci sono Gotta e il numero 13 Marino, sicuramente sarà Marino che è uno degli specialisti che batte i calci di punizione nel Ravagnese. Sì, c'è anche Iogulano là vicino, l'arbitro sta facendo. E finalmente mi sembra di poter dire che quelle siano 9,15 metri. Sì, finalmente ora sì, perché fino adesso le punizioni non c'erano neanche i 7 metri tra la barriera e il pallone che doveva essere calciato. Ora sperando che la faccia rispettare tutta, che non si sposti la barriera, ecco che tira Marino, il tiro, gol. Bellissimo gol di Marino, e in effetti avevo prima detto che Marino è uno dei specialisti sui calci di punizione del Ravagnese, hanno quest'arma in più che dovrebbero sempre sfruttare secondo me. Il portiere è rimasto ipnotizzato, quasi imbalsamato. Il portiere non è riuscito a vedere neanche partire la palla secondo me, perché è rimasto proprio immobile. Non sa forse nemmeno lui. 34esimo della ripresa, 3-1, autore Marino. Sì, come abbiamo detto, 34esimo della ripresa, ormai i punti, diciamo, cioè il tempo rimasto è breve, però nel calcio non si sa mai, perché abbiamo visto di partite importanti anche in Coppa, in Serie A, che mancavano scoccioli o addirittura recuperi, e le partite cambiavano completamente volto. Vediamo un attimino cosa succede qua, solo che il Ravagnese giustamente pecca perché ha l'uomo in meno, quindi dovrebbe spingere un po' di forza in più. Terza ed ultima sostituzione nelle file del San Giorgio 2012, abbandona il terreno di gioco un centrocampista e fa il suo ingresso con il numero 17 Simone. Simone è un bravissimo giocatore che però ha avuto un lungo infortunio, ne parliamo con Paolo Siclari. Sì, è rimasto lontano dai campi del gioco per diverso tempo, appunto per questo infortunio, però è un giocatore che ora si è ripreso abbastanza bene, in effetti anche domenica scorsa Simone è andato in gol, è un'arma in più recuperata da mister Ciccio Api. Comunque va detto che tutti i complimenti li stanno ricevendo gli attaccanti e i centrocampisti, mentre invece un'altra delle frecce molto importanti in questa squadra è la difesa, una delle migliori del campionato. Sì, diciamo di sì, che è una delle migliori del campionato, perché ha subito anche, andiamo a vedere la classifica, ha subito pochissimi gol, però un attimo, c'è stato un intervento. La migliore difesa è l'attacco, il migliore attacco è la difesa? No, secondo me il migliore attacco è la migliore difesa è l'attacco. Chi prima arriva meglio è. Insomma, il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Può essere mezzo vuoto e mezzo pieno. Sartiano in possesso di palla sul verso sinistro, cross sotto porta, non aggancia, però tocca con un braccio, ma l'arbitro si guarda bene dal concedere la massima punizione che ci poteva stare. Siamo ormai al 37esimo della ripresa e la partita mi sembra che abbia incanalato sia nel punto di... Sì, al punto di arrivo il Ravagnese ha fatto un gran gol, quindi il gol della bandiera, quindi 3-1, un risultato che secondo me ci sta tutto fino a questo momento. Adesso questi ultimi 5 minuti vediamo cosa succede. Gol di Marino su calcio piazzato, che mi sembra sia arrivato al minuto 34.
34esimo della... 34esimo, chiediamo conferma a Paolo Siclari. Sì, conferma, al 34esimo della ripresa il gol di Marino su un bellissimo calcio di punizione. Una foglia morta alla Mariolino Corso che non ha permesso scampo, non ha concesso scampo alcuno al pur bravo Ienuso che non è l'ultimo arrivato, una vecchia volpe dei campi di gioco. Sì, Ienuso non è giustamente l'ultimo dei portieri arrivati, è abbastanza esperto in porta. Vediamo che il nuovo entrato su scambia con il Cobra, però nulla di fatto perché interviene benissimo il portiere e blocca e fa ripartire la squadra del Ravagnese. Abbiamo abbandonato per un istante il giornalista Luigi Palamara alle prese, ora con la telecamera e ora con la macchina. La macchina fotografica? No, però il commentatore è sicuramente un commentatore di peso, Paolo Siclari, quindi va bene. È stato stretto in sandwich questa volta Iogolano. Sì, e l'arbitro neanche ha fischiato il calcio di punizione, che secondo me c'era tutto questo calcio di punizione e lui se ne è, diciamo, altamente disinteressato. E ora il Ravagnese giustamente ritorna la palla al San Giorgio, perché il San Giorgio, vedendo Ioculano a terra, aveva buttato la palla fuori, e questo è fair play, questo si doveva vedere in tutti i campi di calcio, la correttezza, la cosa più bella, il fair play. Le partite si giocano sul campo, quello che succede in campo, giustamente i falli si possono ricevere e fare, però deve finire tutto là, bisogna essere amici come finisce la partita e non andare mai alle vie di fatto e giocarsi la partita. Chi è più bravo? Se è più bravo il Ravagnese vince il Ravagnese, se è più bravo il San Giorgio vince il San Giorgio. Il caso di oggi, perché stanno giocando queste due squadre, se erano le altre squadre è la stessa cosa. E non dire francamente me ne infischio come Rhett Butler a Patricia, a Rossella O'Hara, pardon, in via col vento. Il fuorigioco, il Cobra, che secondo me era regolarissima la sua posizione. In effetti il Rappocciolo si lamenta con il direttore di gara, con qualche parolina anche... che il direttore di gara fa finta di non sentire. Francamente me ne impisco, ha detto Rhett Butler a Rossella O'Hara in via col vento. In via col vento, sì, e qua non deve essere così, francamente me ne infischio, ma bensì si applicare il regolamento, giustamente. Sartiano. C'era tutto occhio di falco questa volta, quello dell'arbitro. Ma ho i miei dubbi. Domenico, ho i miei dubbi, perché per me il pallone era tutto sulla linea e il regolamento ci insegna che il pallone deve uscire tutto dalla linea bianca, e per me il pallone seguiva la linea dove Sartiano l'ha continuato a farla seguire, però l'arbitro dalla sua posizione ha detto che ci ha smentiti a noi che siamo più in alto di lui. Ancora si distende il contropiede ospite, il solito Sartiano sul settore sinistra. Cerca di andare in dribbling, si supera due o tre avversari. Ancora. No, si chiude, non si chiude. Grillo ha cercato il dribbling, ma non ci è riuscito. Secondo me avrebbe fatto molto meglio appoggiarsi indietro al suo compagno e fare la ripartenza, che è sempre meglio di un dribbling fra 3-4 giocatori stretti in quel modo, che è un po' più difficile, si perde la palla. È andato al tiro, un bellissimo tiro di Ioculano, però la palla è stata respinta dal portiere Ienuso, bravissimo. Ora Alati che entra in aria, grossa in mezzo, però la palla per l'arbitro è uscita fuori. Palla in rete, ma non si tratta di gol annullato. No, assolutamente, perché l'arbitro aveva già fischiato prima che il pallone fosse calciato verso la rete, perché Alati si era portato la palla in offside. Rigore quando arbitro fischiato? Sempre rigore quando arbitro fischia. Ormai siamo agli ultimi sgoccioli, 42esimo della ripresa, sempre 3-1.
un gol bellissimo, quello di Marino, che non inciderà il suo nome sui mattoni del Colosseo, ma comunque è sicuramente un gol che ha raccolto parecchi consensi sul piano della scherma, sul piano stilistico e anche della potenza, se non della precisione. Sì, diciamo che è stato tutto abbastanza preciso come gol, un bellissimo tiro. Lo possiamo paragonare anche secondo me ai calci di punizione che batte un giocatore di Serie A, un certo Pirlo, che lui di punizioni ne sa qualcosa, e penso che forse Marino fa scuola da Pirlo, guardandolo spesso magari in TV, e da là sta imparando. E abbiamo visto che in effetti la punizione è stata battuta magistralmente. Rappocciolo, bellissima risposta del portiere del Ravagnese. Rappocciolo che non segna soltanto sul calcio di rigore, evidentemente quando ha la possibilità della zampata giusta si sta cercando la doppietta, quindi ce la sta mettendo tutta, e se continua così in questi minuti finali rischia di fare gol. Lo sta cercando a tutti i costi. Ravagnese che tenta magari di pervenire al secondo gol che gli consentirebbe di aprire il match. Ah sì, se segna sì, se segna sì, sì, ci saranno dei minuti finali palpitanti, però la vedo dura che arrivi a fare gol. Ci prova, ma Fasci, Gotta, ancora Fasci, e ci ha messo veramente una pezza il laterale a sostegno Belluno. Beh, i giocatori ci sono anche per questo. Il più bel numero d'Italia, Belluno. Belluno. Cross sotto porta, e ha fallito una grossa occasione il Ravagnese per accorciare ulteriormente le distanze. Fallo, era fallo, ha fischiato il fallo, ha fatto il fallo Ioculano, ha trattenuto l'avversario. Adesso seguiamo questa azione. Bellissima apertura su Sartiano al centro dell'area, Rappocciolo, finta, doppia finta, e va al tiro ed è gol. Grande azione, grande giocata di Sartiano. Lo sappiamo tutti, anche per me, lo dico sempre, Sartiano è anche un altro giocatore che non è di queste categorie, poteva militare benissimo in categorie superiori. È stata bellissima la sua azione, bellissimo il dribbling, bellissimo poi anche il tiro che sul secondo palo non ha lasciato scampo al portiere del Ravagnese. Splende sui destini del San Giorgio come il faro di Alessandria. Perfetto, diciamo che splende abbastanza bene, sia lui che Rappocciolo hanno fatto anche questo il San Giorgio con l'innesto allora di Rappocciolo, quando ancora le prime due partite non lo aveva, poi con l'innesto di Rappocciolo, l'innesto di qualche altro giocatore, perché Sartiano era infortunato pure e non stava giocando, e da là poi la matassa è riuscita a srotolarla abbastanza bene. 44esimo della ripresa, 4-46 ora, ma il gol dobbiamo assegnarlo a Sartiano al 44esimo, se non 45 del secondo tempo. Ormai si aspetta soltanto il triplice fischio di chiusura dell'arbitro e tempo di tracciare i bilanci. Ne parliamo con il giornalista Luigi Palamara. Sì, un bilancio positivo per il San Giorgio, tutto sommato non negativissimo per il Ravagnese. Ricordiamo che il Ravagnese è rimasto in 10 uomini quasi da subito, ha subito il gol nei primi minuti, nel primo quarto d'ora, dopodiché il San Giorgio ha contenuto la gara, il Ravagnese ha reagito, ha segnato il gol della bandiera su punizione, dopodiché nel finale del secondo tempo ha chiuso definitivamente la partita, un altro gran gol di Sartiano ed è doppietta per lui. Il campionato non è ancora finito, Paolo Sigleri, ma con la vittoria di oggi certamente c'è una grande ipoteca. Sì, certamente oggi con la vittoria di oggi, ora uno degli scontri diretti, per me il San Giorgio ha messo una seria ipoteca sulle sorti del campionato, ma ancora diciamo che è lungo, ancora ci sono 6 o 7 partite da giocare, se non mi sbaglio, fino alla fine,
e qualche altro incontro ostico ancora il San Giorgio ce l'ha, però con questa squadra, rimanendo sempre uniti, secondo me può mirare benissimo alla promozione in prima categoria. Dal parco Longhi Bovetto in Croce Vallaniti, Ravagnese 1, San Giorgio 2012-4, doppietta di Sartiano e gol di Rappocciolo e in rete anche Pezzimenti, mentre per il Ravagnese ha accorciato le distanze Marino. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, ringraziamo i giornalisti Luigi Palamara e Paolo Siglari. Grazie a voi, mi scuso della mia intrusione nella vostra emittente, però siete sempre delle persone carissime, delle persone a cui stimo e ammiro totalmente, sia il signor Domenico e sia il signor Luigi. Questa è la competenza e la professionalità di Paolo Siglari e di Luigi Palamara. E salutiamo così Bruno Taverna da Reggio Calabria, è tutto, adesso andiamo a seguire le interviste. Siamo a bordo campo con il presidente Nicola Sapone, a lui il microfono per un commento su questa partita. Niente, è stata una partita che purtroppo è durata pochissimo, solamente 10 minuti, perché siamo andati subito sul doppio svantaggio con l'uomo in meno. Già il San Giorgio è una squadra fortissima, poi ci siamo trovati subito in 10 e in doppia inferiorità anche del risultato, quindi la squadra è scomparsa dal campo, anche se poi abbiamo avuto una reazione così alla fine, però non c'è stato molto da dire sulla partita perché è durata davvero poco, solamente 10 minuti, un quarto d'ora. C'era una grande differenza di valori in campo, però il Ravagnese ha avuto dalla sua almeno 15-18 calci piazzati, a parte i calci d'angolo e i tiri dalla distanza, per cercare di fare breccia, cosa che poi è successo. Sì, non siamo stati nemmeno bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate come i calci piazzati, però ripeto, la partita è stata una batossa che ha tagliato le gambe il rigore del 2-0 con la relativa espulsione, quindi anche se non siamo stati bravi, torno a ripetere, a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, però la partita si era messa troppo male anche a livello mentale, psicologico, è stata una mazzata. Una sconfitta con la capolista ci può stare, ma ancora nulla è compromesso per quanto riguarda la griglia dei playoff. No, è dura perché le squadre, come ho visto i risultati, le squadre alle spalle hanno vinto tutte. Cerchiamo di rimboccarci le maniche, già da domenica prossima cercheremo di fare il risultato a Salice. Insieme a Bruno Caridi, il presidente del San Giorgio, una partita che sulla carta era difficile, però poi è stato tutto in discesa. Gol del San Giorgio, espulsione del Ravagnese, poi partita controllata fino alla fine. Sì, questa partita era una delle più difficili di quelle che sono rimaste. Sono rimaste, adesso questa l'abbiamo superata, sono rimaste 6 partite. Noi sapevamo che il Ravagnese ci poteva dare un pochettino di fastidio perché lotta per entrare per i playoff. Però siamo una grande squadra, l'abbiamo dimostrato. Ecco, una grande squadra anche nelle sostituzioni, perché esce, chi entra, poi la squadra rimane sempre ben quadrata in campo. Comunque San Giorgio ha dei gran bei giocatori, noi lo ripetiamo spesso, Sartiano oggi ha fatto, a parte una bellissima partita, ma anche una fantastica doppietta, Rappocciolo ancora in gol, insomma Borghetto ha fatto la sua, insomma un San Giorgio che è con un piede in prima categoria, quindi bisogna pensare anche all'anno che verrà. Io faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi perché hanno giocato una partita fantastica, sono stati tutti bravissimi, soprattutto a centrocampo Borghetto, Sartiano, poi ha fatto una partita eccezionale, ma tutti, complimenti a tutti, abbiamo dimostrato che non siamo lì per caso, non siamo in prima posizione come qualcuno può pensare, dice San Giorgio in prima posizione per caso, non siamo lì per caso, siamo lì perché siamo una squadra forte in tutti i reparti, anche chi entra dalla panchina, chi gioca poco, quando entra in campo sa cosa fare. Ringraziamo il mister perché il mister è un ragazzo molto competente,
si vede la sua mano, sa mettere la squadra in campo e sa fare, sa azzeccare anche i cambi dove ci vogliono. Complimenti a tutti, siamo lì e cerchiamo di mantenere la prima posizione fino all'ultimo e vincere il campionato. Ecco, due parole anche per il Ravagnese, perché tutto sommato anche il Ravagnese non è malvagio come squadra, quindi occupa adesso il quinto e il sesto posto, però se la merita tutta andare a fare i play-off. Sì, purtroppo mi dispiace per Ravagnese, perché anche perché siamo amici con tutti, ci alleniamo qua nella stessa struttura, quindi... Però con questa sconfitta oggi secondo me è difficile, perché se arrivano a 10 punti dalla seconda o dalla terza non ricordo. Vabbè, il merito ha perso, insomma, ancora è in gioco. Quindi ancora può essere in gioco per disputare i playoff. Io auguro al Ravagnese di entrare in playoff, perché è una squadra che si merita, anche la dirigenza, dei ragazzi che sono in gamba. Siamo stati un pochettino agevolati dall'espulsione, però nel calcio ci sta. Potevamo vincere anche in 11 contro 11, perché noi siamo un pochettino più forti di loro. Non ci sono dubbi. Presidente, una parola sullo sport, che ha anche un valore sociale. Noi l'abbiamo detto anche in telecronaca, è bello passare un pomeriggio di sport vero, leale, una bella partita tutto sommato, anche se si è in seconda categoria. Per cui ribadiamolo questo concetto: il calcio è un fenomeno sociale, momento di vita associativa, poi lo sport maestro di vita, insomma facciamo in modo che si avvicinano i ragazzi, i giovani e le famiglie, che ce ne sono, oggi c'erano più di 100 spettatori, tantissime famiglie, quindi lanciamo un messaggio in questo senso. Ma noi da 3 anni che disputiamo questi campionati, prima di arrivare in terza categoria, ci sono molti sacrifici, facciamo tanti sacrifici. Ringrazio i miei collaboratori, la dirigenza, Checco Ferrante, Nino Edotta, ecco, anche gli sponsor che magari danno una mano, Liti, Peppe Meduri, che facciamo degli enormi sacrifici per mantenere questa. Noi cerchiamo di portare più gente possibile a vedersi queste partite, perché qui si gioca per divertimento, non si gioca per i soldi, non si gioca per interesse, si gioca per divertimento. E noi dove siamo andati, anche qui a casa nostra non è successo mai niente, siamo amici con tutti, anche le altre squadre in seconda categoria, tutte le squadre di seconda categoria. Siamo tutte delle persone, delle brave persone serie, ma non è successo mai niente di particolare. Certo, sul campo il calcio, l'agonismo, però fuori dagli spalti non è successo mai niente. Ci può essere qualche individuo che ancora va a fare Che abbiamo visto solo sport, tanto Fino a oggi abbiamo visto solo sport. Dove siamo andati, abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo visto solo sport. Mister, una partita importante, si è messa male dall'inizio, però tutto sommato il San Giorgio ha meritato, il Ravagnese non ha demeritato, quindi ve la potete ancora giocare per i play-off. Sicuramente trovarsi già subito dopo 10 minuti sotto di un gol e dopo pochi minuti sotto di 2 gol e con un uomo in meno contro un San Giorgio di questi tempi non è facile per nessuno. È già difficile giocare in 11, giocare in 10 è diventato giustamente un po' più difficile. Noi abbiamo cercato di quantomeno di non subire tanti gol, perché non volevamo perdere quantomeno la faccia. I ragazzi ce l'hanno messa tutta per quanto hanno potuto, però lo strapotere di questa squadra, d'altronde la classifica lo dimostra e la dice tutta sulla gara. Quindi voi comunque ci credete ancora nei play-off? Beh, è obbligo crederci, perché se no non avrebbe senso venire ad allenamenti. Questi ragazzi praticamente non diamo lo stimolo per far sì che questa squadra praticamente la tenti fino all'ultimo, fino a quando la matematica praticamente non ci dice il contrario, di mantenere una griglia quantomeno di quinto o quarto posto per affrontare nel migliore dei modi i play-off. Ecco, è una partita con tanti spettatori, quindi ricordiamolo, ribadiamolo ancora, il calcio anche a questi livelli è divertente e attira le famiglie e le persone.
Bene che ci sia questo, perché ultimamente il calcio dilettantistico sta un po' morendo sotto questo aspetto del pubblico, della vicinanza delle persone, e questo fa ben sperare, perché eventualmente la gente sta capendo che si può divertire pure vedendo partite di bassa categoria, che poi alla fine non è bassa categoria, perché ci sono giocatori importanti che giocano in questa categoria, e il San Giorgio e il Ravagnese lo dimostrano. Mister Francesco Api, partita di ordinaria amministrazione o era una partita di cartello difficile? No, non era una partita di ordinaria amministrazione, era una partita di cartello dove la mia squadra ha meritato di vincere, è entrata con la mentalità giusta sin dall'inizio, si è vista una squadra sola in campo, poi abbiamo avuto la fortuna di segnare subito, il Ravagnese poi è rimasto in 10, credo alla fine non ci sia nulla da dire sul risultato del San Giorgio, ma non è stata una partita che tutti magari pensano, è stato il 4-1, potevamo fare più gol sicuramente, perché poi alla fine abbiamo avuto sempre il pallino del gioco, noi abbiamo preso gol solo su un calcio piazzato, calciato bene da Marino, però il Ravagnese è una squadra di tutto rispetto e noi l'abbiamo preparata bene in settimana, i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevamo preparato, sono contentissimo perché il primo gol è uscito su una cosa che avevamo preparato venerdì in allenamento, il secondo siamo ripartiti bene, sapevo che Sartiano poteva dare quella marcia in più oggi a noi, infatti ho deciso di giocare nel 3-5-2, oggi ho lasciato un attaccante fuori per giocare con Sartiano dietro la punta e alla fine Sartiano ha dato la risposta. Col risultato in cassaporte avete tirato il remo in barca e il Ravagnese ha avuto così la possibilità di affondare. Sì, era normale, abbiamo chiuso il primo tempo 3-0, abbiamo cercato un po' nel secondo tempo di amministrare più la palla, farli stancare magari più col gioco palla. Alla fine non è che avevamo corso pericoli, è stata una punizione al limite, l'ha calciata bene, però sul 3-0 noi avevamo avuto sempre le occasioni nitide davanti al portiere per segnare e non in una circostanza, in più circostanze, quindi alla fine c'è da fare solo un plauso ai miei ragazzi. Nonostante i risultati e la classifica ancora non si grida vittoria? No, non si grida vittoria, però per il San Giorgio oggi questa era una partita che secondo me, avevo detto ai ragazzi, vincendo oggi contro il Ravagnese, il San Giorgio secondo me ha il 70% del campionato dentro, solo noi adesso possiamo perdere questo campionato ed è un peccato, se lo meritano i ragazzi per il campionato straordinario che stanno conducendo fino ad oggi. Un San Giorgio che scoppia di salute, che ha recuperato tutti gli organici, squalificati, ammoniti, infortunati, indisponibili. Sì, ma la gestione del gruppo è questa che sto facendo da inizio anno. Ho cercato sempre di gestire un po' tutti per averli sempre al 100%. E i ragazzi, quando li ho chiamato, si sono fatti trovare sempre pronti. Il segreto del successo è fare spogliatoio, fare gruppo. Sì, il segreto del successo l'hai detto tu, non è mai facile, ho un gruppo di 30 ragazzi straordinari, non è mai facile ogni domenica mandare in tribuna 5-6 ragazzi. Non è tanto chi mandi in panchina, perché poi alla fine i tre cambi durante l'arco della partita li faccio sempre. La cosa più brutta è mandare quei ragazzi in tribuna, però alla fine sono i primi ad allenarsi il martedì, quindi questo la dice tutta alla fine. Prossimo turno? Prossimo turno abbiamo l'Altopiano in casa, prepareremo anche in settimana questa partita, ormai sappiamo che ogni partita è difficile, ogni partita giochiamo per fare i 3 punti, le squadre che l'Altopiano è una squadra che si deve salvare, sicuramente verrà qui a chiudersi per portare via magari un punticino da San Giorgio, però alla fine deve essere anche conscia che troverà un San Giorgio. Ma ormai si va verso la volata di primavera. Sì, ormai andiamo, ormai è una squadra che ha entusiasmo, è una squadra che sta giocando a memoria. Anche oggi magari sbagli il passaggio, però vedi sempre la giocata, è una squadra che ti diverte ad allenare. Non mancano tante giornate alla fine? No, mancano 6 giornate mi sembra, quindi mancano 18 punti, non so adesso le altre cose abbiano fatto oggi, però alla fine noi pensiamo a vincere noi e quindi se noi continuiamo a vincere queste giornate il San Giorgio è arrivato primo. Quindi. Allora, un San Giorgio lanciato in prima categoria? Sì, diciamo che stiamo lavorando bene, ancora non è fatta, manca qualche partita, però penso che ormai siamo quasi con un passo verso la prima categoria.
Ecco, tanta gente che è venuta a vedere la partita, quindi un bel pomeriggio di calcio, una partita divertente, un Ravagnese che tutto sommato ha onorato la partita, un 4-1 rotondo che dimostra ancora una volta la forza del San Giorgio. Sì, sì, mi fa piacere vedere tutte queste persone al campo, vuole dire che stiamo lavorando bene e stiamo facendo qualcosa di positivo. Poi il Ravagnese è un'ottima squadra, lo sapevamo, ci siamo allenati bene durante la settimana per affrontare questa partita. È andata bene, guardiamo adesso le prossime, ecco, che ci aspettano. Diciamo che il traguardo si avvicina sempre di più, una partita in meno, quindi... Una partita in meno e il traguardo si avvicina sempre di più. Speriamo che adesso riusciamo a fare il risultato con le altre partite e così ci meritiamo questa promozione. Abbiamo detto di Demetrio Sartiano, parlando con Paolo Siglari, che sia il faro di Alessandria di questa squadra con le sue giocate illuminanti. Sì, è bello giocare bene, specialmente in un derby così contro il Ravagnese, sapevamo l'importanza della partita. Quando si scende in campo con questa squadra bisogna fare i tre punti. Infatti oggi siamo scesi per i tre punti e si è visto subito dall'inizio della partita. Il mister oggi mi ha schierato nelle prime avanti e ho cercato di fare il mio meglio e mi è riuscito. Ottimo in fase di interdizione quando si tratta di fare l'incontrista e all'altezza, ma anche come stoccatore dai 16 metri non è male. Vabbè, oggi con due tiri ho centrato la porta, si può dire. Si è infilata proprio nello spigolo dove pensavo che la voglia di segnare era tanta, perché sapevo che la gente qua in tribuna, sia i miei compagni, mi incitavano tanto a fare gol. E poi, grazie alla mia ragazza, aveva tanta la voglia di allegargli il gol e finalmente ce l'ho fatta. La signorina? Angela. Quindi adesso guardate con rinnovata fiducia a questo rush finale, cercando di commettere il meno errori che sia possibile. Sì, ora ci aspettano 6 o 7 finali, non ricordo ora. Ora aspettiamo queste 7 finali e ora scendiamo la domenica per vincere. Ormai abbiamo stretto un bel gruppo. Andiamo là a fare i tre punti, andiamo a giocare, dobbiamo fare i tre punti perché ci vogliamo veramente vincere questo campionato. Ormai non nascondiamo più niente.